Buongiorno, sono Massimo Medugno, sono il direttore di Assogarta, che oggi qui rappresenta anche la Federazione Carta Grafica, quindi il settore della carta, il settore della trasformazione della carta e anche i produttori di macchine per carta. Un settore abbastanza esteso che fattura circa 25-24 miliardi di euro ogni anno, con 18.000 imprese, 200.000 addetti, quindi un settore abbastanza importante per quanto concerne l'economia nazionale. Noi stimiamo che insomma siamo l'1,4% del PIL nazionale. Ecco, questa filiera trova un suo fondamento nell'economia circolare, perché circa il 60% delle materie prime che utilizza a livello generale sono materie prime riciclate. Se poi andiamo a vedere il campo dell'imballaggio, raggiungiamo già l'80%, che è abbastanza vicino agli obiettivi che ci dà la nuova normativa comunitaria che è stata appena recepita. La prospettiva per il mercato del riciclo è quello, per quanto concerne la carta, di crescere ulteriormente, insomma, perché noi in questo momento, nonostante la crisi, che era già precedente al momento pandemico, ma insomma notiamo che i settori più resilienti, come ormai si usa dire, sono appunto i settori dell'imballaggio, quindi della trasformazione, produzione di carte per imballaggio e il settore dell'imballaggio. Ecco, in quell'ambito ovviamente c'è molta utilizzazione di fibre riciclate e ci aspettiamo che ci sia un'ulteriore crescita. La raccolta differenziata comunque cresce ancora e la capacità di riciclo, seppur in termini, diciamo, come dire, non a due cifre, ma a una cifra sola, continua a crescere, quindi costantemente, cioè, aumenta la raccolta e aumenta il riciclo, quindi ci aspettiamo sicuramente una crescita. In genere in quest'ambito la prima cosa che pensiamo è il fisco, cioè il fisco. Diminuire l'IVA per i materiali riciclati, insomma, questa è una cosa che dicono in molti, probabilmente è anche una cosa giusta, però forse la cosa più importante è quella di avere una regolamentazione che sia efficace, insomma, che sia in linea con gli obiettivi da raggiungere, cioè di aumentare il riciclo, aumentare il recupero dei rifiuti. Questo ci sembra un fatto essenziale. Devo dire che da questo punto di vista, parlare di semplificazione sta diventando un trito di freme, perché alle volte poi ci troviamo in situazioni come il caso dell'end waste, caso per caso, in cui la normativa per l'end waste è addirittura più complicata di quella per il rilascio di un'autorizzazione per le discariche. Ecco, quindi da questo punto di vista dovremmo veramente cercare di avere un approccio, diciamo, finalizzato all'obiettivo, dato che stiamo parlando di un lavoro fatto con la Fondazione Sviluppo Sostenibile e Confise. Mi piace ricordare che nel 98, quando si fece l'attuazione del DL legislativo 2297, si fece un decreto con le procedure semplificate, il cui obiettivo era quello di incentivare il recupero, di incentivare il riciclo, e quel decreto raggiunse l'obiettivo, insomma. Quindi devo dire che le procedure devono essere in qualche modo connesse, collegate all'obiettivo, alla priorità che ha il paese, insomma, e in questo senso vanno tarate, insomma. Diciamo che il settore già sta investendo e la filiera andrà ad investire nel campo, diciamo, dell'aumento della capacità di riciclo, che vuol dire produrre più carta a partire dalle carte da riciclare. Ci sono degli impianti che sono partiti nell'anno passato, a breve dovrebbe partire un impianto in provincia di Mantova, una grossa azienda che purtroppo
sofferto di un po' di difficoltà a livello autorizzativo, e questo dovrebbe darci la possibilità di andare in quella direzione che la normativa auspica, cioè quella dell'economia circolare, di aumentare la capacità di riciclo e di rendere soprattutto, diciamo, la circolarità un elemento ancora più caratterizzante per l'economia italiana. Lo è, ma deve crescere, deve andare ancora di più in questa direzione. Ovviamente c'è un aspetto che ci mette in difficoltà, sul quale stiamo lavorando, presentando progetti, proposte, che è quello di gestire sempre meglio anche l'ultima parte del riciclo. L'ultima parte del riciclo produce degli scarti minimi, ma li produce. Li potremmo ridurre con l'ecodesign, li possiamo ridurre facendo delle raccolte differenziate sempre migliori, soprattutto in alcune zone del paese dove le raccolte sono un fatto un po' più recente, ma rimane il fatto che avremo comunque degli scarti, che comunque rimane uno scarto. Ecco, sulla gestione di questi scarti, credo, è una delle ragioni per le quali siamo qui, è proprio quella di attirare l'attenzione. Come? Ma forse potrebbe trovare posto questa situazione, questa esigenza all'interno del piano nazionale per la gestione dei rifiuti che prevede l'ultimo decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie. Nei piani regionali, per esempio, insomma, noi in Italia abbiamo delle aree, dei distretti, la Toscana, il Veneto, altre aree in cui la presenza dell'industria cartaria è molto forte, ci sono dei distretti molto forti, ecco, vicino a questi distretti ci sarebbe la necessità di avere degli impianti di supporto, impianti di supporto che poi potrebbero anche aiutarci, diciamo, a decarbonizzare il settore industriale, perché uno dei temi che ci stiamo ponendo è anche quello di aumentare la nostra efficienza energetica e di dare, diciamo, di ridurre l'utilizzazione dei combustibili fossili. Ecco, un piano di questo tipo potrebbe aiutare a crescere sotto il profilo dell'utilizzazione della carta da riciclare e potrebbe dare un contributo significativo anche a livello di decarbonizzazione del ciclo industriale. Molto si sta facendo, però da questo potrebbe venire un'ulteriore spinta e un'ulteriore soluzione a dei problemi che abbiamo. Insomma, alle volte ci succede, alcuni dei nostri imprese esportano i rifiuti e in questo modo, diciamo, alimentiamo l'economia circolare altrui e forse anche qualche concorrente, perché poi alla fine ci ritornano di qua, insomma, questi materiali fatti con i nostri rifiuti. Magari gli abbiamo pure dato un'agevolazione fiscale, insomma. E quindi di questi temi, per una visione un po' anche più complessiva, diciamo, della filiera, vi invito, insomma, a seguirci come federazione all'interno dell'evento del 10 dicembre organizzato dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile da FISE Unicircular, in cui presenteremo, si verrà presentato anche un quadro più complessivo del settore e delle proposte, diciamo, che stiamo cercando di portare avanti per migliorare l'economia circolare, per andare verso gli obiettivi del New Green Deal che ci vengono indicati, insomma.